ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo Concept Analysis. Finalmente sono tornato a Bologna, finalmente ho di nuovo a disposizione la mia attrezzatura, anzi l'ho migliorata acquistando una fotocamera Canon, e quindi possiamo ritornare a fare video che non si filerà nessuno. E come ricominciare se non con la serie che per eccellenza non si fila nessuno, ossia il Concept Analysis? Ma soprattutto, che Concept Analysis? Un Concept Analysis veramente interessante quest'oggi, perché andremo a parlare di Darmanitan, che è uno dei Pokémon più caratteristici della quinta generazione. Ma siccome non dobbiamo perdere ulteriore tempo, perché tra poco per me è ora di cena, sigla! Allora, partiamo dal presupposto che Darmanitan è un Pokémon davvero complicato e molto difficile da spiegare. Innanzitutto si caratterizza per due stati, quello normale e quello zen. Il primo stato, ossia quello normale, ha come ispirazione un semplice, fra tante virgolette, orangotango, mentre lo stato zen è un attimino più complesso. Questa particolare forma di Darmanitan, che è peculiare di Darmanitan stesso, trae la sua ispirazione da un antico proverbio giapponese. Stiamo parlando del tradizionale proverbio delle tre scimmie sacre. Questo antichissimo motto giapponese illustrato rappresenta tre scimmie nell'atto di coprirsi le orecchie, gli occhi e la bocca, simboleggiando l'astensione dal vedere il male, dal sentire il male e dal dire il male. Nel design di Darmanitan questi tre elementi sono riportati su un'unica scimmia che si tappa canonicamente le orecchie e che presenta una bocca sigillata e degli occhi completamente vuoti. Peraltro questi dettagli sono messi in ulteriore in evidenza se confrontati con i dettagli dello stato normale di Darmanitan, in cui il Pokémon si presenta con un ghigno che lo rende quasi deforme in volto e con degli occhi spiritati, insomma esattamente il contrario di quello che invece abbiamo visto con la forma zen. E scusatemi se ogni tanto dirò forma zen e non stato zen, ma sempre chiamati forma io, mai stato. Però a quanto pare si chiamano stato. Prendetevi Poké Central. Ora, prima di proseguire, occorre però inquadrare bene le caratteristiche di entrambi gli stati di Darmanitan. Nello stato normale, questo Pokémon presenta unicamente il tipo fuoco e un attacco veramente altissimo. Con un attacco base di 140, Darmanitan è infatti il Pokémon con più attacco tra tutti i tipi fuoco non leggendari. Inoltre presenta una velocità tutto sommato molto buona che lo rende comunque un ottimo attaccante. Per quanto riguarda invece il suo comportamento, sappiamo che Darmanitan è un Pokémon dal carattere molto esuberante e soprattutto molto attivo, che combatte principalmente utilizzando la propria resistenza fisica e quella emotiva. Ciò però cambia drasticamente con lo stato zen, che si presenta come letteralmente l'opposto dello stato normale. In questo stato Darmanitan, oltre a guadagnare il tipo psico che si aggiunge al tipo fuoco, perde praticamente tutte le proprie statistiche di attacco e velocità, andando a compensarle con un aumento di difese e di attacco speciale. Inoltre questo Pokémon si tramuta in questo stato in una statua di pietra, utilizzando non più il corpo, ma la mente come mezzo di offesa e di difesa. Ora che abbiamo fatto le dovute distinzioni tra i due stati di Darmanitan, occorre capire quale sia il rapporto tra di essi, cioè quale sia la volontà di Darmanitan nel momento in cui si tramuta da uno all'altro. Già, perché noi sappiamo che lo stato normale di Darmanitan è effettivamente quello normale, cioè quello in cui il Pokémon rimarrebbe se non fosse attaccato dall'esterno. Insomma, lo stato che Darmanitan manterrebbe per inerzia e quindi per propria volontà è effettivamente lo stato normale, lo stato in cui non utilizza la mente ma utilizza il corpo per offendere i nemici. Al contrario, quando questo Pokémon viene ferito si trova quasi costretto dalle circostanze a irrigidire il suo corpo e a diminuire il proprio attacco, aumentando le difese e soprattutto utilizzando la mente come strumento di offesa verso il nemico. A questo punto però il concept si infittisce. Come abbiamo visto, il concept del moto delle tre scimmie sagge non prevede assolutamente la tramutazione in pietra, non prevede questa passività. Semplicemente prescrive il non sentire, il non vedere e il non dire il male. Non si parla di una sorta di ragione difensiva come è quella che invece utilizza Darmanitan. Io credo personalmente che in questo caso Game Freak abbia voluto andare oltre con Darmanitan al detto normale per affacciarsi su una realtà, se non totalmente diversa, parecchio differente. Il fatto che Darmanitan si tramuti in un oggetto quasi inanimato per difendersi e per utilizzare il potere della mente non è un fattore da trascurare, anzi è di vitale importanza.
distanza. Concentrando la propria vitalità all'interno di sé e non sul proprio corpo, la difesa che aumenta di Darmanitan non è tanto un aumento delle difese, ma è piuttosto una minor percezione del dolore. Il corpo di Darmanitan in pratica diventa una sorta di scudo, un modo che il Pokémon ha per cercare di sopravvivere agli attacchi nemici. Darmanitan utilizza in pratica il proprio corpo come un involucro dentro al quale nella mente riesce a trovare uno strumento per contrastare un nemico che fisicamente lo surclassa. Eppure Darmanitan in condizioni normali non farebbe mai questo, cioè non cambierebbe mai stato. È la ferita, è l'essere sconfitto in battaglia o il rischiare di esserlo che porta Darmanitan ad acquisire la forma Zen e quindi a utilizzare la mente. In pratica Darmanitan arriva a utilizzare la ragione nel momento in cui il suo fisico non è in grado di surclassare l'avversario. Dunque Darmanitan non è propriamente un essere razionale, ma è costretto a rinchiudersi in se stesso e nella propria mente per sfuggire a un pericolo esteriore. Quella di Darmanitan è una fuga all'interno della propria dimensione mentale per sfuggire a una realtà che gli è superiore e che lo minaccia. Nonostante, come abbiamo già detto più volte, questo Pokémon abbia un'innegabile forza esteriore nel suo stato normale. Ma il proverbio delle tre scimmie sagge non era di certo rivolto a qualche babbuino in Africa, era rivolto a noi uomini, era rivolto al nostro comportamento. Darmanitan infatti non è una scimmia casuale, è un orangotango che è la scimmia più vicina a noi per quanto riguarda l'intelligenza e la socievolezza. Credo che la verità nell'analisi del concept di Darmanitan sia che questo Pokémon, come le tre scimmie sagge, rappresenta noi uomini e il nostro atteggiamento nei confronti del mondo. Così come ci insegna la dottrina stoica in cui il saggio si ritrae nella propria razionalità sfuggendo a un mondo che non può controllare. Un saggio che di fatto riesce a battere i suoi nemici sul piano della razionalità e non sul piano fisico. E che allo stesso tempo però, e per rimanere in campo filosofico vi rimando a Nietzsche, è una ragione difensiva che non è in grado di cambiare il mondo ma che sfugge al mondo stesso. E il fatto che Darmanitan sfugga dal pericolo utilizzando la ragione non lo rende diverso dagli altri Pokémon che non lo fanno, perché al loro stesso modo cerca semplicemente un modo per sfuggire al pericolo, per sfuggire alla morte. Alla fine Darmanitan parla di noi uomini, parla del nostro atteggiamento, del nostro modo di affacciarsi alla realtà, parla di come il nostro cervello non agisca in funzione di un chissà quale bene superiore, ma per un puro istinto di sopravvivenza, per cercare di vivere e di non morire in questo mondo. Noi uomini, esattamente come Darmanitan, dobbiamo resistere agli attacchi dei nemici che ci circondano, e la ragione è solo uno dei tanti modi che abbiamo per difenderci da questo mondo. Così come Darmanitan arriva a utilizzare la ragione attraverso il suo stato zen solo nel momento del pericolo, solo nel momento in cui rischia la vita, allo stesso modo l'uomo arriva a utilizzare la propria mente solo davanti al pericolo più assurdo e più incombente della realtà umana, ossia la morte. La morte, l'incertezza, il rischio di essere sconfitti dalla natura. Con la tecnologia cerchiamo di prevedere terremoti, di prevedere eruzioni vulcaniche, cerchiamo di fermare la potenza della natura. Ma quanto la nostra ragione serve ad attaccare la natura e quanto in realtà è semplicemente un modo come un altro per difenderci? Credo che il concept analysis di Darmanitan sia davvero interessantissimo proprio per questo, perché in realtà nasconde in sé una filosofia molto profonda, anzi vi dirò di più, nasconde in sé quel contrasto tra passione e ragione che è tipico non solo della filosofia ma di noi come persona. E credo che in Darmanitan risiedi quell'atteggiamento dell'uomo nei confronti del mondo esteriore, o perlomeno una sua interpretazione. In lui era chiusa l'essenza quasi dell'uomo, il contrasto tra l'essere uomini attivi e l'essere uomini passivi, il contrasto tra le emozioni e la ragione, insomma il contrasto che viviamo ogni giorno. Se su tutto quello che abbiamo detto e su tutte le interpretazioni che abbiamo fatto si può sindacare, si possono avere opinioni, quello che sicuramente è oggettivo è che in Darmanitan risiede il tema delle passioni e il tema della ragione. E di sicuro un Pokémon con questo tipo di ispirazione, con questo tipo di profondità, ispirato a un detto che viene quasi travisato per farne qualcosa di più grande, credo che meriti l'elogio. Soprattutto credo che meriti l'elogio Game Freak e in generale il creatore di Darmanitan, che non conosco, ma qui faccio i miei sinceri complimenti per l'idea che ha avuto e comunque per la fonte di ispirazione dalla quale ha attinto. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che Darmanitan vi piaccia, fatemi sapere nel sondaggio in alto a destra e nei commenti se avete rivalutato Darmanitan oppure se vi fa ancora schifo, è comunque possibile. Io vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.